Lanciano ha 5 cittadini contagiati dal virus e 30 in quarantena. Ovviamente questo numero può modificarsi, sono in corso altri tamponi, ma quello che vogliamo, che voglio sottolineare è che il virus c'è ancora, lo abbiamo sempre detto e ribadito, e soprattutto c'è una modifica in quella che è la contagiosità e la positività. Tutto questo sta determinando anche da parte nostra delle valutazioni sui grandi eventi, in particolare sulle feste di settembre. Giovedì faremo una comunicazione ufficiale, ma già sapete che il dono non si farà, non si faranno gli spari e tutto quello che è assembramento che è fondamentale e favorevole alla diffusione del virus. Stiamo valutando il tutto con tranquillità, ma anche con rapidità, perché questa settimana è quella determinante per ridisegnare un po' quelli che sono gli eventi del settembre lancianese, che ovviamente non è il settembre lancianese, non si chiamerà così perché abbiamo già, come avete saputo, spostato i due concerti più importanti nello stadio Biondi di Lanciano, proprio perché lì abbiamo la sicurezza di essere contingentati e quindi il distanziamento e c'è una situazione statica e non dinamica, come invece si può stare nelle giostre, nelle manifestazioni come diciamo la Fiera del Giocattolo di Sant'Egidio.